E buongiorno, buongiorno agli amici di Ciao Como. Il nostro incontro di oggi di Acomo Caffè è con Daniela Maroni, consigliera regionale comasca, che ritroviamo con piacere qua da noi. È venuta a trovarci a Ciao Como. Buongiorno Daniela, innanzitutto. Buongiorno a Grazie. tutti voi. Grazie di essere qua con noi. E Daniela Maroni che ovviamente è una delle protagoniste, assieme a ovviamente poi tutta la maggioranza, anche della nuova legge regionale sul turismo che di fatto ormai deve essere solo pubblicata, no? È passata alla metà di settembre, giusto Daniela? Sì. Una legge che mette ordine, disciplina, dà delle regole, ecco, poi mi pare così la denominazione giusta, ma precisa tu, un settore di grande importanza, anche ovviamente per noi, per Como, per il turismo comasco. Grazie, grazie dell'invito. Sì, parliamo di questa legge che è stata licenziata dal Consiglio il 16 settembre, una legge fortemente voluta, ma non solo dalla maggioranza, da tutti. Poi c'è stato quell'inghippo dell'emendamento che diciamo, il centro-sinistra non ha più votato, ma tutto il lavoro precedentemente fatto. Io sono stata presidente del gruppo di lavoro e relatrice in aula. È stato un lavoro veramente di grande sinergia. Forse per la prima volta si è fatto proprio un lavoro a stretto contatto, consiglio e giunta. E qui voglio ringraziare l'assessore Parolini perché abbiamo proprio lavorato scrivendo questo testo a quattro mani. E quindi sono veramente molto contenta che non è che si faceva un lavoro e poi si doveva tornare indietro perché il legislativo diceva che non andava bene. Quindi un grande lavoro e un grande successo. Ecco, dicevo Daniela, la cosa importante di questa legge è che comunque sono stati fissati dei paletti, no, molto importanti in un settore dove, c'era forse un po' troppa confusione, no? È con grande soddisfazione che questa legge veramente dà regole Ecco, regole certe certe, a giusto. tutti i settori. Quindi estremamente soddisfatta del lavoro che noi abbiamo fatto. Questa legge è articolata in 87 articoli. Diciamo, andiamo a citare le parti Dai, vediamo le cose più più importanti. importanti. Brava, brava. Diciamo che per la prima volta si è creato questo partenariato pubblico-privato, una grande valorizzazione del capitale umano. Siamo andati a dare delle regole e delle denominazioni certe al comparto del turismo, che non dimentichiamoci che nella nostra zona, ma in tutta la Lombardia, il turismo è il volano di una ripresa economica che in questi anni ci sta veramente schiacciando. Siamo andati a creare un aiuto a quello che è l'accoglienza alberghiera, dando la possibilità agli albergatori di poter dividere il proprio albergo in una sezione denominata condotel, dove possono ristrutturare e dare degli appartamenti all'interno dello stesso albergo. Abbiamo dato, e anche oggi ne parla il governatore, che ringrazio per la grande attenzione, i bed and breakfast. Sono i puri bed and breakfast, accoglienza familiare, senza partita IVA, ma con tutte le regole che ci sono già adesso, quella di dichiarare le presenze alla polizia, ai flussi di turistici, però ecco, resta il vero bed and breakfast, accoglienza familiare con una novità. Che nonostante non c'è la partita IVA, potranno i bed and breakfast, accoglienza familiare, accedere a tutti i bandi regionali e quindi questa è una grande opportunità perché prima potevano accedere solo chi aveva una partita IVA. I bed and breakfast invece imprenditoriali, quelli con partita IVA, non si chiameranno più bed and breakfast, ma saranno locande dove ci sarà il soggiorno, ma ci sarà anche la somministrazione di pasti e cene solo per le persone che vengono ospitate nella struttura. Abbiamo le case vacanze diventano foresteria italiana.
tutte con un massimo di 6 camere con 14 posti letto. Mi sono dimenticata di dire che il bed and breakfast è un'accoglienza non continuativa, quindi come è oggi ci sono sempre i 90 giorni di chiusura, anche non consecutivi, però ecco, non è continuativo. Cos'altro dire? Una cosa molto importante, per esempio, no, visto che già ci hai dato delle informazioni molto importanti, questo è molto importante quello che ci hai specificato, perché poi sai, le notizie sono state date, però magari la cosa va via. Adesso hai fatto bene a puntualizzare giustamente che cosa prevede, adesso mi capi ovviamente, questa legge regionale sul turismo. Un aspetto anche molto importante, ci tieni tanto, lo so, perché appunto ti sei sempre battuto per quello, è anche per le persone con disabilità. E anche certo, per loro, insomma, sono state previste delle regole importanti, perché a volte anche andare in una struttura, che può essere la cosa più semplice se vuoi, è più banale, può diventare però anche a volte molto difficoltoso. Guarda, è stata quindi, proprio ecco, una lotta personale, perché all'interno di tutte le varie leggi c'era soltanto un'attenzione alle persone con disabilità. Invece noi abbiamo inserito certo, l'articolo numero 4, il turismo accessibile. Ecco, esatto, turismo accessibile. Perché noi dobbiamo prima di tutto abbattere le barriere mentali, prima di quelle architettoniche. Però ecco, è stato inserito, il turista è un turista, e quello che io non ho mai capito, la poca attenzione, perché ricordiamoci che un turista che ha una disabilità non viaggia mai solo, ha sempre un moltiplicatore, e quindi l'abbiamo inserito perché attraverso il turismo accessibile ci sono dei grandi sbocchi anche a livello economico per il settore. Quindi abbiamo dato regole certe anche in quello, perché non deve essere una facoltà. Il turista è un turista e noi abbiamo il dovere di dare a tutte le persone di poter viaggiare senza dover avere sempre degli imprevisti che vanno a rovinare la propria vacanza. Sì, intoppi, quindi parliamo, problemi, il turista è turista. E quindi questa legge, quindi Daniela, per chiudere, no, per cercare di semplificare ovviamente al massimo, è stata pensata, ideata e messa sulla carta, adesso bisogna solo pubblicarla, se non sbaglio. Adesso siamo in passaggio, che è quello ufficiale, certo, la pubblicazione è a breve. È stata approvata in aula il 16 settembre, oggi per diventare attuativa deve essere pubblicata sul BUR, però abbiamo fatto tantissime altre cose, ad esempio gli IAT diventano TIP, che sono i punti turistici informativi dove anche lo straniero sa di cosa si parla, perché in tutta Europa, in tutto il mondo ci sono diciamo questi punti turistici dove noi abbiamo messo dei paletti, dove ci sarà un'unione tra pubblico e privato, dove all'interno di questi punti di informazioni si potrà anche vendere prodotti locali, biglietteria e quant'altro. Cioè proprio un'innovazione. Una promozione del territorio. Esatto. No? E in più, siccome il turismo ha avuto un'evoluzione in questi ultimi anni veramente notevole, abbiamo inserito la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, perché dobbiamo stare al passo con quello che è l'evoluzione del nostro turismo, e quindi abbiamo toccato tantissimi punti. In più anche adesso noi abbiamo appena approvato la settimana scorsa un progetto di legge per l'istruzione e quant'altro, e viene a legarsi con questo anche del turismo, diciamo, la dualità lavoro-scuola, scuola-lavoro, e anche per il settore del turismo ci sono delle grandissime opportunità per i nostri giovani. Cosa possiamo fare? Favorire accordi e collaborazioni interistituzionali anche nell'ottica di una macro regione. Abbiamo, siccome ci sono tantissimi, tantissimi punti, abbiamo la carta del turista, abbiamo inserito il questionario di gradimento, siamo andati veramente a toccare tantissime situazioni, abbiamo creato all'interno di regione
il tavolo regionale per l'attrattività del nostro territorio. Insomma, veramente è una legge ben, ben strutturata. Abbiamo inserito l'osservatorio regionale, abbiamo inserito che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del territorio siedano al tavolo con regione per le politiche che noi andremo a fare per il turismo. Quindi, sicuramente, ecco, dicevo, legge ben pensata, ben strutturata, l'obiettivo è quello ovviamente di incrementare il flusso, l'arrivo anche sul nostro territorio. L'hai detto tu, Daniela, è un settore che può portare fuori dalla crisi molte persone, no? Assolutamente, l'indotto sì. È assolutamente importante. Expo ci ha dato i numeri, ha fatto vedere la nostra potenzialità che possiamo avere nel nostro territorio in Lombardia. Quanto è inciso secondo te, ma è una domanda del tutto personale, Expo sul territorio lariano? Molto. Molto, tanto, moltissimo. Moltissimo, e quindi cioè, tutti abbiamo visto veramente questa grande rinascita, poi i numeri la dicono loro, quindi non sono sensazioni, perché le sensazioni poi restano fine a se stesse. Sono noi abbiamo veramente i numeri. In più voglio anche dire che noi abbiamo 11 milioni di euro per quello che è il turismo. Con un'aggiunta, ecco, di 14 a chi milioni. Andranno questi soldi e come, Daniela? Adesso parliamo c'è, del nostro territorio, certo, ovviamente. Adesso okay. C'è tutta una situazione dell'attuazione di questa legge attraverso poi dei bandi. Okay. Attraverso, quindi arriveranno i bandi, certo, lo diciamo per gli operatori turistici. Certo, ci saranno anche affiancati. Ci affiancherà anche Finlombarda per quello che potranno essere dei prestiti e quant'altro, per cui devo dire che l'abbiamo strutturato a 360 gradi. Perfetto. Io sono estremamente orgogliosa del lavoro che ho fatto con tutti i miei colleghi di tutte le forze politiche, perché è stato un lavoro veramente durato intensamente e per riuscire anche ad incastrare tra una commissione e l'altra, ci trovavamo anche alla mattina presto, oppure lo facevamo anche nelle pause pranzo, pur di arrivare all'obiettivo di portarlo in aula completamente, che sia veramente una legge importante. E l'abbiamo sentito da te, dalle tue parole che ci hai detto oggi qua in diretta a Ciao Como, una legge molto importante, un territorio, cioè il settore del turismo che ne può beneficiare anche economicamente, ha detto Daniela, avete sentito, adesso arriveranno i bandi, quindi è una cosa molto importante. Chiudiamo, Daniela, un'ultima cosa, più che altro una considerazione anche amara se vuoi e una battuta. Tu ci hai parlato oggi di turismo, di questa legge importante che la regione ha varato, di un'attenzione particolare ai turisti. Ebbene, tu sai che a Como, città turistica per eccezione, a parte lo scandalo del Lungolago, che però la regione si è impegnata ovviamente. La regione ha messo. Sì, sì, no, certo. No, infatti, diciamo, ma al di là di questo, c'è anche un bel info point al Broletto che apre alle 10 del mattino e chiude alle 4. direi che dal punto di vista turistico forse questo non è il miglior biglietto da visita, ripeto, è una considerazione ma che facciamo dopo che tu ci hai giustamente illustrato la importanza della legge che la regione invece ha varato. Ecco, diciamo che questo infopoint è stato aperto sempre con i bandi sull'attrattività anche in occasione di Expo. All'interno della legge ci saranno delle regole certe scritte, okay, per andare a soddisfare le esigenze di un turista, perché il turista forse l'esigenza di avere delle informazioni ce le ha anche dopo le ore 16. Eh sì, direi proprio di sì, ma giustamente io non, ripeto, ci siamo già anche chiariti con il comune, è una questione ovviamente economica chiaramente, però giustamente una cosa che stride, nel senso che l'info point che serve ai turisti, come giustamente dici, può servire e prima delle 10, soprattutto prima delle 10, ma magari anche dopo le 16 del pomeriggio. Volevo fare un'altra puntualizzazione, dai. Scusami perché ho detto tantissime poi chiudiamo, cose. Dai, perché siamo. Ecco, scusami, volevo soltanto fare una precisazione sull'articolo che era stato contestato. Noi non abbiamo approvato in consiglio una legge che va a scapito di quei
albergatori che accolgono le persone, gli immigrati. Noi abbiamo voluto dare un segnale di aiuto a quegli albergatori che continuano il loro lavoro attraverso mille difficoltà e che non hanno accettato di accogliere gli immigrati, perché dove c'è un immigrato non ci va più il turista, ma con grande caparbietà sta lottando, perché la crisi si sente, tutti lo sappiamo, non guardiamo questo spaccato del periodo di Expo che è stato un sospiro veramente, ma noi andiamo a tutelare le persone che hanno sempre fatto l'albergatore turistico con grandissime difficoltà, perché ricordiamoci che a volte l'accoglienza negli alberghi non è solo un lato emotivo di accoglienza, ma anche economico, perché se uno accoglie 100 persone in una struttura alberghiera, 35 euro al giorno, fatevi il conto cosa incassa giornalmente, cosa incassa alla fine del mese, cosa incassa alla fine dell'anno. E non è giusto che, avendo avuto questi benefici, perché sono scelte economiche, perché probabilmente un hotel che ha un grande flusso turistico non va a pensare di arrotondare il proprio conto economico in un momento di crisi per accogliere gli immigrati, che poveretti, anche loro hanno bisogno di essere accolti, però probabilmente dobbiamo dare anche un grande occhio ai nostri cittadini che noi abbiamo sul nostro territorio, agli anziani che vanno a rovistare alla fine della chiusura dei mercati a trovare le cose che vengono buttate via, persone che non hanno una casa e mi hanno detto che c'è un padre separato che dorme sotto i ponti di Villa Olmo. E quindi benissimo l'accoglienza. Quindi non è una legge razzista come è stata definita. Ecco, esatto, la precisazione è questa. Un'accoglienza economica che hanno dei benefici attraverso diciamo il pagamento del soggiorno di questo tipo di persone, altri invece che vogliono continuare a fare gli albergatori con grandi sacrifici. E quindi non è giusto che chi riceve dei benefici in un modo possa accedere anche a dei bandi per poi ristrutturare l'albergo e ritornare nel contesto del turismo vero e proprio. Chiara, chiarissima. Scusate, Daniela. Scusate. Ma giusto, giusta precisazione, ci mancherebbe altro, visto che appunto si è detto un po' di tutto in questo periodo. Grazie Daniela Maroni. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che mi hanno ascoltato. Vedremo grazie. Di riospitarti ancora presto, perché quando poi ci porti le notizie importanti che arrivano dalla nostra regione sono sempre davvero di grande interesse, come quella di oggi, credo, per tutto il settore turistico del nostro territorio, gli operatori commerciali, gli operatori turistici soprattutto. Prima ci avevi portato... Il vero settore turistico. Il vero settore turistico. Grazie allora ancora grazie a Daniela Maroni. Ciao.